deciso di iniziare con una che si intitolava appunto L'astronauta. Cioè, si sono aperte delle porte, degli scenari, degli orizzonti, tutte aperture che noi abbiamo assecondato e che hanno cambiato forma. Ecco, è uscito fuori un romanzo strutturato, inutile dire che è ovvio che noi ne siamo soddisfatti, se no non saremo qua. Quindi ecco, che io c'ho una divona, no, qua ci sono degli appunti, ci sono tutte le condizioni perché sia una bella serata e un bel momento. Allora, dobbiamo anche specificare che questo libro è intervallato in maniera regolare da dei sogni, che sin dalla prima pagina si capisce che hanno un valore molto importante e che hanno una dimensione quasi reale per il protagonista. Perché non appena mi guardai intorno, la mia attenzione fu immediatamente catalizzata da Sharon. E lì rimase. Sharon Golletti Perez era la figlia di madre argentina e padre, nonni, bisnonni, avvocati. Era di una bellezza che mi tolse il fiato. Speranza, di meraviglia. Quella notte sul tetto, mentre le nostre dita puntavano al cielo, c'erano frammenti lirici nell'aria e la terra, la mia terra generosa, pronta ad accogliere e a restituire miracoli. Cominciano a parlare e tra loro si instaura un'intimità particolare che poi porterà a un vero e proprio punto di svolta del loro rapporto. A farmi provare la consapevolezza che in quel momento fossi in pace, sazio, finalmente a casa. Consapevolezza che arrivò all'improvviso, come una folgorazione, mentre mi muovevo lento su di lei, nel momento esatto in cui allacciavo le mie mani alle sue. Se l'amore in quell'istante avesse avuto un nome, sarebbe stato sole, anche se rimasi intrappolato in un posto sospeso tra la gola e il cuore. Che attraversava il suo corpo, le gambe scoperte, accoglienti, la netta sensazione di sentirla respirare, bella come solo lei quando è assorta in qualcosa, probabilmente catturata da quelle pagine.